Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i macaron. Queste piccole delizie sono state create dal francese Pierre de La Fontaine nella sua pasticceria Luderie. Sono veramente una favola e oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa ricetta meravigliosa ci serviranno 100 g di farina di mandorle, 100 g di zucchero a velo, 100 g di zucchero semolato e 75 g di albume d'uovo. Per prima cosa prendiamo un mixer e ci mettiamo dentro la farina di mandorle e lo zucchero a velo. Poi mischiamo il tutto per 2 minuti. Ogni tanto, aiutandoci con una palettina, togliamo il residuo di farina dai bordi e mixiamo il tutto per bene. Passati 2 minuti siamo arrivati al momento più delicato della nostra ricetta, ossia setacciare il nostro composto. Arrivati a questo punto, come potete vedere ci sono dei granuli grossi che non passano per la maglia del setaccino, non dobbiamo andare a spingere e trasferiamo il tutto in una ciotolina. Questo per far venire dei macaron perfetti. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro composto e lo facciamo ogni volta. La parte che abbiamo messo nella ciotolina la possiamo utilizzare per esempio per creare tante altre ricette, come per esempio delle crostate. Questo è lo scarto che abbiamo ottenuto dopo aver setacciato. A questo punto prendiamo di nuovo il nostro composto e lo risetacciamo. Come ben vedete, dopo il secondo setaccio ci sono ancora dei residui che andiamo a mettere da parte nella ciotolina e continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro composto. Dopo aver finito di setacciare il nostro composto per la seconda volta dovremo ottenere un totale di 200 grammi con questo scarto, come potete vedere ad occhio è di circa 20-30 grammi, quindi parte della farina di mandorle l'abbiamo persa, per cui adesso la andiamo a reintegrare continuamente setacciandola per ottenere un peso totale di 200 grammi. Abbiamo messo da parte il nostro composto di farina di mandorle e zucchero e adesso in una boule bella capiente ci mettiamo i bianchi che, aiutandoci con le fruste elettriche, li andiamo a montare per bene. Raggiunta questa consistenza iniziamo ad aggiungere lo zucchero poco alla volta, mescolando continuamente a velocità media. Continuiamo così finché non finiamo tutto lo zucchero. Dopo aver aggiunto tutto lo zucchero, ecco la consistenza che deve avere la nostra meringa. Come potete vedere fa il classico becco. A questo punto possiamo aggiungere il nostro composto di farina di mandorle e zucchero. Aiutandoci con una palettina, mescoliamo tutto con movimenti lenti da sotto verso sopra. Continuiamo così finché il tutto non sarà ben amalgamato. Adesso, cari ragazzi, incomincia un procedimento che si chiama macaronage, che consiste nel prendere il nostro impasto, metterlo leggermente nei bordi, poi riprendere il nostro impasto e spingere verso il basso. Ogni tanto vi dovete fermare a guardare la consistenza che ha l'impasto. Per farlo ne prendete un pochino e lo lasciate ricadere. La consistenza sarà perfetta quando inizierà a ricadere molto facilmente con un filo di seta. A quel punto ci fermiamo, ma visto che il nostro composto non è ancora pronto, continuiamo a mescolare. Ora, anche se il nostro impasto non è pronto, se lo vogliamo colorare, cominciamo. Noi abbiamo deciso di colorarlo di rosso, per cui mettiamo 5 gocce di rosso. Poi prendiamo uno stuzzicadente, lo infiliamo leggermente nella punta del nostro colore nero e facciamo una piccola linea sul nostro impasto. In questo modo creeremo un colore rosso intenso. Poi mescoliamo il tutto per bene. Raggiunta questa consistenza e il colore desiderato, non ci rimane altro che trasferire il tutto in una sac à poche.
Finalmente possiamo creare i nostri macaron. Per farlo abbiamo trasferito il nostro composto in una sacca a posa con una bocchetta di 1 cm e adesso li stiamo andando a fare. Per crearli dobbiamo fare dei piccoli mucchietti di impasto di circa 2-3 cm. Quando abbiamo raggiunto la grandezza prestabilita facciamo un piccolo cerchietto sopra per chiuderli. Quando avremo finito di riempire tutta la nostra teglia di macaron, la battiamo per 5-6 volte in modo che si eliminino eventuali bolle d'aria. Poi lasceremo tutto a seccare per mezz'ora o un'ora. I nostri macaron saranno pronti da infornare. Quando li andiamo a toccare sentiamo che non si appiccicano al dito, quindi hanno formato una specie di crosticina. Poi li andiamo a cuocere a forno normale, 150 gradi per 13-14 minuti. E dopo 14 minuti di cottura, ecco come si presentano i nostri macaron. Come potete notare, la loro particolarità è che hanno una coroncina tutta intorno a loro. Noi vi consigliamo vivamente di non toccarli finché la teglia sarà calda. Quando sarà ben fredda potrete staccarli, ma con molta calma perché sono delicati. Ultima cosa, dovrete mettere nella prima teglia pochi macaron in modo da testare la cottura in forno, perché ogni forno cuoce a modo suo e la cottura può variare dai 13 ai 15 minuti. Per la crema dei nostri macaron ci serviranno 200 g di cioccolato fondente al 50% tagliato in scaglie, 150 ml di panna fresca. Abbiamo scaldato la panna sul fuoco, adesso la versiamo sopra il cioccolato e mescoliamo tutto per bene. Ora possiamo lasciare il nostro composto raffreddare a temperatura ambiente. Quando sarà la temperatura desiderata lo metteremo in frigo a riposare per mezz'ora. Dopo mezz'ora di riposo in frigo la montiamo per bene aiutandoci con le fruste elettriche. Ora lo lavoriamo un pochettino aiutandoci con una palettina, poi trasferiamo il tutto dentro ad una sac à poche. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio dei nostri macaron. Ma prima noi vi volevamo far vedere come si presentano. Come potete vedere sono perfetti, cotti a regola d'arte, sotto sono completamente lisci, hanno la classica coroncina intorno, sono veramente leggeri e quando li andiamo ad appoggiare su un piatto hanno questo suono. A questo punto ne giriamo uno, prendiamo la nostra sac à poche, lo riempiamo per bene, prendiamo il disco superiore e lo appoggiamo molto delicatamente. Ed ecco qui come vengono i nostri macaron. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ma guardate che meraviglie di macaron che ci sono venuti, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste meraviglie di macaron. Ragazzi, veramente sono stupendi, sono buoni, croccanti, friabili, leggerissimi. Poi c'è questa crema ganache al cioccolato che dà una spinta in più e completa al tutto. Insomma ragazzi, veramente sono meravigliosi, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!